cazzo, la fai che non mi scende il cazzo, e lui fa.
Cari amiche e cari amici della Palamano, bentrovati dal Palagasteiner per la prima stagionale della formazione del SSV Loacker Volksbank. Avversario di turno lì, la Romagna, formazione neopromossa nella massima serie dopo i fasti di 4-5 anni fa. Infatti l'ultimo precedente tra le due squadre si rifà proprio a una settimana, a una semifinale scudetto giocata ormai nel 2016, ma andiamo a vedere quelle che sono le formazioni in campo che sono state appena presentate qui dallo speaker del Palagasteiner. Partiamo dalla formazione ospite, che vede in porta il duo Mandelli-Redaeli, poi col numero 4 Amaroli, col numero 6 Albertini, col numero 7 Mazzanti, col numero 8 Chiarini, col numero 9 Bandini, poi col numero 10 c'è Essam Murad, col numero 11 Gollini, col numero 13 Lo Cicero, con il numero 15 Rotaru, poi abbiamo Tassinari, Di Domenico, Amir Bukur, Bukris, Omar Bukris e poi col numero 88 Antic, bella conoscenza della Palamano nazionale. Poi andiamo a rispondere la formazione ovviamente del Bolzano, padrone d'Italia, ricordiamo, reduce da una bella vittoria in quel di Rubiera 7 giorni fa, quindi ha esordito bene la formazione bolzanina. In porta il confermatissimo Pedro Hermones con Rottensteiner, fiero scudiero. Poi abbiamo col 3 Trevisiol, col numero 5 Fantinato schierato, ma difficilmente lo vedremo in campo, uscito acciaccato dalla settimana scorsa. Dicevamo col numero 7 Balker, con il numero 15 Rossignoli, il 19 Gaeta, il Felipe Gaeta, poi Udovicic, Turkovic, Topolovec, Bidenhofer, Basic, Mizzoni, Chanamè e Marco Pancic. L'incontro è diretto dal signore dai signori Zancanella e Testa. Primo possesso a favore della formazione ospite, vediamo che è il numero 7 che fa girare, si eleva. E la prima conclusione la porta in vantaggio la formazione Mazzanti, la formazione
del Romagna, adesso è Pancic che la dà a Basic e Basic subisce il fallo e c'è il primo tiro dai 7 metri dopo 50 secondi. È stato atterrato una difesa in aria, per cui è Dejan Turković che va sul punto di battuta. Turković e parata, prima parata del numero 16 Mandelli. Prova ancora a passare la formazione del Romagna. Romagna passato in vantaggio. Ancora Romagna in fase di impostazione, molto attiva in questa fase. Numero 15 da indietro, difesa del Bolzano molto aggressiva. Vediamo la formazione ospite che cerca di trovare spazio e c'è la prima parata anche di Pedro Hermones, ma è stato fischiato un tiro dai 7 metri per un fallo su... E c'è il raddoppio della formazione ospite, il numero 88, Antic, Ivan Antic, che porta il risultato sul 2-0, 2 minuti e 10, partenza a sorpresa, la formazione ospite si prova sul 2-0. E adesso il Bolzano che va in impostazione, Pancic verso Basic, verso la... l'ala... E palo colpito da Tupolovec, per cui nulla di fatto, contropiede ancora. E questa volta para molto bene Pedro Hermones, secondo intervento per lui, lanciato il contropiede verso Mizzoni, la dà verso... e un'altra traversa del numero 13 Bozzanino. Due errori da parte delle due ali in questo primo frangente. E quindi il risultato che rimane sempre... di 2-0 in favore della formazione ospite, partita un po' a sorpresa in questi primi due minuti, tre minuti, un paio di errori, un tiro ai 7 metri parato da parte di Mandelli e il Romagna si mantiene avanti 2-0. Vediamo i Tassinari che fa girare Rotaru, anzi, verso Mazzanti, la palla torna indietro, ancora Antic. E c'è la parata, molto bella la parata di Pedro Hermones. E adesso si è già dall'altra parte. Dejan Turković sbaglia il passaggio fuori misura nei confronti, si avvia il contropiede. E c'è la rete del numero 4, Amaroli, 3-0 a favore della formazione, 3 minuti e 50 della formazione ospite, che è partita un po' a sorpresa. Il Bolzano forse non si aspettava un inizio così aggressivo da parte della formazione del Romagna, che ha sfruttato, ha capitalizzato gli errori della formazione bolzanina e si è portata a condurre 3-0. Adesso è il Bolzano che cerca l'impostazione con Tupolovec, ancora verso Felipe Gaeta, la dà Dejan Turković, verso Pancic, gran conclusione, prima rete di Marco Pancic e il Bolzano sblocca al 4-24, 1-3. E ancora avanti la formazione del Romagna, ancora verso Mazzanti, Mazzanti indietro verso Rutaru. Ancora Rutaru, Mazzanti, i due duettano, vediamo il Bolzano che difende molto bene, questa volta viene beffata, ancora sulla conclusione di Antic, deviata, il beffato Pedro Hermones che ci sembrava sulla traiettoria. E parata adesso ancora di Radaeli, per cui 4-1 in favore della formazione, lanciato il contropiede. E grande parata, veramente molto bella questa da parte di Pedro Hermones, che nonostante tutto, ed è Dejan Turković a corcia, 5-11, Bolzano 2, Romagna 4, prima rete di giornata anche per Dejan Turković. Ovviamente Romagna sta cercando di addormentare un po' il gioco. Vediamo il Rutaru verso Mazzanti, la formazione imbottita di giocatori locali. Mazzanti ancora,
Gran conclusione, grande parata su questa di Pedro Hermones. Già 5 interventi per Pedro Hermones in questi penalti a 5 minuti e 50 e nonostante questi interventi il Bolzano è sotto per 4-2. Ancora numero 15, Rotaru. Sfondamento fischiato, giusto, fischiato lo sfondamento, quindi si riparte, vediamo Marco Pancic. Marcamento, ha tentato il marcamento a uomo su Dejan Turković che si libera, si gira molto bene e questo è Andrea Basic, accorcia 3-4 al 6-30. Bella rete di Andrea Basic, una delle sue, della posizione di pivot, è riuscito a farsi spazio, a prendere la palla, a girarsi e a beffare il portiere Mandelli. Redelli. Ancora il numero 15 del Romagna che si è già dall'altra parte, ancora Mazzanti, l'autore della prima rete del match, ancora anticipa molto bene, contropiede lanciato, adesso è Pancic che tenta di andare via e pareggio, Marco Pancic al 7-0-5, si torna in parità, parziale di 3-0 a favore della formazione bolzanina, per cui siamo di nuovo in parità. Bolzano sembra che abbia un po' serrato le file, la difesa difende bene, sentiamo anche il pubblico, devo dire la verità, anche numeroso qui al Palagastagna per la prima leghe della formazione bolzanina, che incita Bozen Bozen. Oggi ricordiamo anche qui a Bolzano è lo Hacker Day, in onore dello sponsor ci sono tanti bei dolcetti a disposizione di tutti, per cui è una partita molto dolce, diciamo così. Nel frattempo il Romagna cerca di imbastire l'azione, la difesa bolzanina è chiusa in maniera molto ermetica con una 6-0. Vediamo ancora verso Rotaro, Antic si alza il braccio del passivo, sbaglia la conclusione, si rialza il braccio del passivo, vediamo, e segna, azione rocambolesca ma si riporta avanti con un gol di Rotaro, la formazione del Romagna, quindi torna avanti, 4-5. Nulla di fatto, vediamo deviazione, quindi fallo laterale in favore della formazione del Bolzano, si riparte con Pancic, Gaeta che sostituisce Fantinato, ancora Marco Pancic si eleva, gran conclusione, terzo gol per lui, Marco Pancic si è di nuovo sul 5-5, 8-49, Antic, sbagliano il passaggio, quindi il possesso palla per il Bolzano. Ancora lancio in profondità verso Tupolovec e segna il numero 24 bolzanino, quindi primo vantaggio della formazione biancorossa del Bolzano quando sono passati 9 minuti e 10 nel corso della prima frazione, il Bolzano che passa a condurre con la prima rete del numero 24 Tupolovec. Il Romagna cerca di impostare, difende molto bene il Bolzano, sembra aver aggiustato la difesa, passaggio sbagliato ancora da parte della formazione del Romagna, si riparte, Mario Sporci si arrabbia, voleva ripartire in contropiede, ovviamente i suoi hanno perso l'attimo per cui si riparte con l'attacco organizzato. Pancic, buon esordio per lui qui in questi primi minuti. Tupolovec da Turković. Dicevamo Marco Fantinato, uscito malconcio dalla trasferta di Rubiera, per lui si prospettano stop di un paio di settimane. Grande passaggio. Vediamo i primi due minuti ai danni del numero 10 e San Murad della formazione del Romagna, per un fallo su Andrea Basic. Andrea Basic è arrivato da Bressanone quest'anno, lui un po' anche lui globetrotter
della Pallamano nazionale, ricordiamo, militato nel Carpi, poi è arrivato a Merano, una stagione molto buona la sua in Riva al Cilio, è andato a Bressanone e adesso è arrivato a Bolzano, parata sulla conclusione di Pancic, è stata parata dal numero 16 Redaelli, che ha iniziato molto bene la partita, adesso esce per dare posto al uomo di movimento in più, ricordiamo sono per 1 minuto e 33 secondi in inferiorità numerica la formazione del Romagna, che va a impostare con Rotaru, che dà ancora verso Mazzanti, fa girare da Maroli, ancora Mazzanti, Antic, Rotaru, conclude Antic molto bene, la conclusione termina fuori, per cui la difesa, diceva molto bene la difesa bolzanina. Adesso entra Erik Udovicic, che dà un cambio a Pancic, Udovicic, Turković, Felipe Gaeta, sono un po' gli Stammspieler di questo Bolzano, i giocatori che hanno fatto sicuramente presente, gran lancio, gran passaggio e grande parata ancora di Radaelli, secondo errore dell'ala bolzanina, quest'ala funambolica cilena, arrivato quest'anno, finora si era disimpegnato molto bene anche nella prima giornata di campionato, quest'oggi è partito colpendo subito una traversa e adesso si è fatto parare la conclusione, per cui questa superiorità numerica non sta portando frutti sperati al Bolzano, se mancano ancora 14 secondi, due errori in fase di tiro. Passivo che si alza al numero 4 Amaroli, che segna, quindi in inferiorità numerica, parziale di 1-0 per il Romagna, partita che rimane ancora sul perfetto equilibrio, 6-6, quindi Romagna, dopo aver scampato il pericolo, ha scampato due minuti di inferiorità numerica senza subire rete, è riuscito poi a segnare la rete del pareggio, adesso si gioca dall'altra parte con Gaeta, Turković, Erik Udovicic, subisce l'intervento di Antic, quindi si riparte con 1 metri, bozza in grida al pubblico, vediamo Turković, Udovicic, Gaeta, ancora verso Dejan Turković, gran conclusione Erik Udovicic, Bolzano che torna avanti 7-6. Si è già dall'altra parte, Antic, Mazzanti, Rotaru, fa girare mister Tassinari i suoi giocatori, ancora verso Rotaru, interviene molto bene il numero 13, vediamo che si vuole in contropiede e questa volta segna funambolica, la funambolica al numero 13. Bolzanino segna la rete dell'8-6, più 2, Bolzano che mette fra sé l'avversario per la prima volta nel match, 2 reti di vantaggio, se ne sono andati 14 minuti nel corso della prima frazione, adesso è entrato anche il numero 12 Tassinari, Antic, e primo time out chiamato da mister Tassinari. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Time out chiamato, dicevamo, da mister Tassinari, 8-6 a favore Bolzano. Bolzano, ricordiamo, è partito un po' a piccolo trotto in questa prima partita, i primi minuti con un parziale, sono andati avanti
4-1 i giocatori ospiti, poi ovviamente risposta del Bolzano che è riuscito a passare 6-5 per la prima volta in vantaggio, poi ha avuto la possibilità di allungare con un'inferiorità numerica, una superiorità numerica, ha pareggiato la formazione Romagna, poi l'1-2 del Bolzano e adesso conduce per 8-6 con l'ultima rete di Ahumada in gran contropiede. Il numero 13 che dopo due errori si è fatto perdonare dal pubblico segnando una bella rete in contropiede. E adesso è Romagna che prova con Antic. Antic verso Tassinari. Antic accorcia le distanze. Romagna 8-7. Vediamo, Mario Sporci sta ruotando un pochettino, due minuti ai danni di un giocatore bolzanino, pensiamo si tratti di Ahumada proprio, per cui il Bolzano con Topolovec, Pancic, Turković, Gaeta schierato all'ala. Ovviamente è uscito il portiere di movimento, lancia lunga verso Pancic, l'ha dato Polovec, mancato aggancio, per cui si torna già dall'altra parte e questa volta grande intervento che va a sventare la conclusione da porta a porta, stava rientrando Pedro Hermones, è riuscito così a sventare, a neutralizzare la conclusione dell'attaccante del Romagna, per cui nulla di fatto, 8-7, un minuto ancora e 0-5 di inferiorità numerica per la formazione bolzanina, ancora verso Udovicic, Pancic, Pancic a Turković, i due duettano, lancio a ma, gran conclusione, passaggio di Pancic per Andrea Basic, Bolzano torna più due, Andrea Basic rivitalizzato dalla cura Bolzano, era anche poco impiegato a Bressanone l'anno scorso, è arrivato a Bolzano quest'estate, ricordiamo 37enne pivot di grande esperienza ma anche di grande qualità, e grande parata questa di Pedro Hermones sulla conclusione del numero 32 Marmoukakis. Grande parata di Pedro Hermones. Quindi 9-7 Bolzano, Bolzano che sta sfruttando al meglio la propria inferiorità numerica, è riuscito a mettere a segno una rete, ritornare in possesso palla. Basic, Pancic, fischiato d'invasione, passata anche l'inferiorità numerica, quindi squadra di nuovo al completo, 17-07. Nel corso della prima frazione, Tassinari, Antic, Mazzanti, ancora Tassinari, grande conclusione, gran parata di Pedro Hermones, fischiato il tiro dai 7 metri per un intervento che tutto sommato ci sembrava una difesa regolare, ma qui probabilmente gli arbitri che sono più vicini di noi hanno visto per una difesa in aria. Antic contro Hermones, accorcia 9-8, un tiro dai 7 metri, un passo sorpresa, ha lasciato di stucco Pedro Hermones. Adesso il numero 22 Udovicic, Pancic, ancora Pancic si gira su se stesso, subisce un intervento e due minuti ai danni del numero 32 del Romagna, quindi Bolzano che avrà ancora due minuti adesso di superiorità numerica per questo intervento su Pancic, quindi si riparte. Udovicic, Pancic,
Felipe Gaeta, ancora Pancic, ancora verso Erik Udovičić che non sbaglia. Erik Udovičić, 10-8 Bolzano, seconda rete anche per lui. Antic, Mazzanti, Tassinari, ancora Mazzanti, azione piuttosto manovrata, difende molto bene il Bolzano, ancora Tassinari indietro, ci sarebbe il passivo, vediamo se gli arbitri alzano il braccio, si alza in questo momento. Passaggio indietro, ripiamo, palla che torna al Bolzano, un minuto di superiorità numerica per la formazione biancorossa. Pancic a Basic e parata, gran parata ancora di Radaelli, che si sta disimpegnando veramente molto bene il portiere del Demagna. Ha negato la rete del più 3 al Bolzano. Bolzano che ancora comunque possesso palla, ancora con Pancic, ancora Udovičić, Pancic, Felipe Gaeta, Udovičić non sbaglia, Erik Udovičić, assente la settimana scorsa e questa settimana ha iniziato molto bene, già 3 gol per lui, dopo 20 minuti, 11-8 Bolzano, è ancora 15 secondi di superiorità numerica per la formazione biancorossa, ma il possesso palla è del Romagna con Tassinari, Antic, fischiato un'invasione, vediamo, tenta lancio da porta a porta ma era già fischiato, era fermo il gioco perché il tiro di Mizzoni era partito dalla posizione un po' più avanzata, per cui si riparte. Bolzano conduce 11-8, mancano 10 minuti, 9 minuti e 30, è entrato anche Rossignoli in questo momento al posto di Topolovec, Rossignoli, Gaeta. Ovviamente Mario Sporcic fa girare i suoi effettivi, ancora verso Basic, Pancic, possesso palla, bella parata di Radaelli, possesso palla che va di nuovo a Romagna, Bolzano non riesce ad allungare ma comunque conduce per 11-8, Tassinari, giocatore di grande esperienza, uno delle pedine chiave di questo Romagna, Tassinari, Antic, e 7 metri fischiato per un fallo di Jonas Rossignoli che giustamente, ci sembra anche giustamente, si prende i 2 minuti. Era fallo, non era cattivo, ma era un fallo piuttosto plateale. Il signor Zancanella ha optato per affibbiare i cosiddetti 2 minuti di penalità al giocatore bolzanino. Adesso il punto di battuta va il solito Ancic contro Pedro Hermones. Vediamo. E questa volta Pedro Hermones ci mette la gamba e la devia in fallo laterale, per cui nulla di fatto, il Bolzano che difende, ancora fischiato lo sfondamento, Bolzano che riesce a riconquistare palla, bella l'azione difensiva di Erik Udovičić che si è guadagnato uno sfondamento, quindi il Bolzano al possesso palla, entra anche Topolovec, ovviamente è uscito Hermones, Udovičić, Pancic, Udovičić, ancora Pancic, da Basic che si gira, subisce un intervento, tiro dai 7 metri, aveva colpito al volto il portiere Andrea Basic, ovviamente gli chiede scusa prontamente, adesso Ahumada va a cercare la trasformazione, ricordiamo il precedente tiro dai 7 metri di Turković era stata parata da Radaelli. Adesso entra il numero 22 Mandelli,
contro Hamada. Vediamo il cileno. Conclude fuori. Conclusione fuori, sbagliata nettamente da parte del giocatore cileno del Bolzano. Quindi il risultato che rimane sempre di 11-8. Adesso è Tassinari che la dà Antic, adesso la dà ancora. E questa volta accorcia al numero 4 Amaroli. Quindi ritorna a meno 2 il Romagna. Bolzano conduce 11-9. Se ne sono andati 23 minuti nel corso della prima frazione. Bolzano piuttosto falloso, alterna buone giocate a evidenti errori, come non ultimo il 7 metri sbagliato pochi istanti fa dal cileno. Adesso è entrato anche Jonas Walker, ancora verso Basic, e c'è di nuovo un fallo ai suoi danni. È letteralmente immarcabile oggi il pivot del Bolzano, e 2 minuti vengono dati ad Antic. Quindi si rimane col possesso palla Bolzano e parità numerica ripristinata per 6 secondi, fra 6 secondi il Bolzano sarà però al completo, quindi potrà avere 1 minuto e 54 secondi di superiorità numerica. Ancora Pancic, la dà Turković che la dà Topolovec, tutto solo Topolovec, e stavolta non sbaglia. Topolovec, 12-9, Bolzano torna più 3 e ha 1 minuto e 40 secondi di superiorità numerica. Amaroli, ancora Antic, Tassinari. Verso Amaroli, si alza il braccio del passivo, ancora Tassinari, cerca di servire il pivot, la palla viene intercettata, è fischiato comunque numero 13, gol del numero 13 della Lo Cicero, gol a sorpresa, 12-10, accorcia. Lotta come un leone Andrea Basic anche in questo frangente sul passaggio di Topolovec, di Pancic. 41 secondi di superiorità numerica bolzanina. Pancic, Turković, adesso c'è Walker. E Marco Pancic, 4 reti, segna la sua quarta rete di giornata, 13-10 Bolzano. Sì. Vediamo Romagna, ancora 12 secondi di inferiorità numerica. Gollini da Tassinari ancora verso Lo Cicero, torna indietro, la dà Tassinari vuole servire, viene bloccato da Topolovec. Squadra al completo, entra anche Antic nuovamente, quindi riceve adesso da Tassinari, si alza il braccio del passivo Tassinari, e questa volta viene molto bene, lancio verso Basic, si libera, finta, e Andrea Basic, gran gol, finta al passaggio, manda a spasso il giocatore e va a segnare in contropiede, gran gol di Andrea Basic. Anche per lui era la terza rete. 14-10, massimo vantaggio Bolzano che conduce 14-10, se ne sono andati 6-26 minuti, quindi ancora 3 minuti e mezzo circa. Esce Basic, fischiato in versione di passi, ci sta tutto, il lancio lungo, contropiede ancora per Andrea Basic, che stoppa, salta e spara questa volta Radaelli, molto bene, dice di no così ad Andrea Basic. Buona la prestazione anche del portiere Radaelli, autore di 8 parate in questo frangente, in questo primo tempo. Antic, Antic che da Tassinari tornano indietro, ancora verso Antic, verso Lo Cicero che tenta di andare, la dà Lara, e questa volta accorcia il numero 18 della formazione
Di Domenico, nella formazione della Romagna, quindi 14-11, siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gioco, 27-08 in questo frangente. Ancora Pancic, si gira su se stesso, la dà Basic. Gran gol, Andrea Basic, da pivot di razzo. Gran gol di Andrea Basic, la sua quarta marcatura in questo primo tempo. Prestazione veramente di sostanza per il 37enne pivot, ricordiamo ex Bressanone, arrivato quest'estate. Grande parata anche questa, e grande intervento di Ahumada, si riparte, si è già dall'altra parte. Ultimi 2 minuti e 10, Bolzano più 4 e time out chiamato da Mario Sporcic. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Bolzano conduce 15-11, partita iniziata in sordina per la formazione biancorossa, ricordiamo si era fatta sorprendere, era andata sotto 0-2, poi 1-4, poi pian piano un Bolzano che viene fuori, un Bolzano determinato, difende bene, para molto bene ovviamente Pedro Hermones. Dall'altra parte tra le due squadre ci sono giocatori sicuramente di spessore, di qualità tecnica superiore da parte della formazione bolzanina, ricordiamo le 4 reti di Basic, molto ispirato il pivot, 4 reti di Pancic, le 3 reti di Erik Udovičić, le 2 di Topolovec e la rete molto molto bella di Ahumada in contropiede. Ahumada che peraltro è stato piuttosto falloso con 2 errori al tiro, un 7 metri sbagliato, però è sempre una spina nel fianco l'ala cilena, per cui Topolovec, ancora Turković la dà a Walker e gran conclusione è anche Jonas Walker, mette il suo sigillo segnando la sua prima rete di questa partita. Jonas Walker 16-11 più 5 Bolzano, 1 minuto e 30 al termine della prima frazione. Rotaru, Chiarini, ovviamente mister Tassinari fa ruotare i suoi giocatori. Chiarini riceve adesso ancora Amaroli. Rotaru verso Antic, parata di Hermones, voleva lanciare il contropiede ma questa volta la difesa si era già schierata, quindi nulla di fatto, si riparte l'ultimo minuto di gioco. Pasic, Turković, Walker, ancora Pancic. Pancic, bellissimo, e gran gol, 5 reti, porta 5, Andrea Basic, chiamato Basche anche nell'ambiente, interviene ancora molto bene in difesa Basic. Rotaru, ultimo attacco per la formazione ospite. Chiarini, Rotaru, Ancic, e para sulla sirena, termina il primo tempo che da come era iniziato il Bolzano è riuscito a rimetterlo in piedi, a portarsi a curre e grazie anche a un ultimo spunto nei minuti finali a portarsi sul 17-11, quindi primo tempo da Bolzano 17, Romagna 11, la linea che va allo studio mentre i giocatori rientrano. Ci sentiamo fra 10 minuti per la seconda frazione di gioco. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più.
anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà! La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Eccoci di nuovo dal Palagasteiner per la prima stagionale di questo Low Hacker Bozen, SSV Low Hacker Volksbank Bozen contro il Romagna. Ricordiamo il Bolzano vincitore all'esordio in trasferta la settimana scorsa a Rubiera, in una partita che aveva nascosto, poteva nascondere non poche siglie, invece i ragazzi di Mario Sporcic l'hanno affrontata con piglio, decisione e soprattutto senza sottovalutare l'avversario, cosa che li ha portati alla vittoria. In questa partita contro Romagna erano partiti probabilmente un po' in sordina, facendosi sorprendere dall'aggressività dei giocatori di Tassinari. Sta di fatto che poi, dopo essere passati sotto 2-0, 4-1, la formazione biancorossa si è prontamente ripresa, è riuscita a rientrare in partita col primo pareggio già
al settimo minuto sul 4-4 per poi allungare per la prima volta sul 6-5. Da lì è stato sempre un Bolzano avanti di 2, di 3 fino ad arrivare al un vantaggio del 13-10 e da lì poi c'è stato un parziale veramente importante della formazione bolzanina che ha chiuso sul 17-11, quindi gli ultimi minuti del primo tempo sono stati di chiaro stampo della formazione di casa che ha allungato fino a un confortante più 6. Adesso è tutto pronto, la seconda frazione di gioco, vediamo il signor Zancanella coadiuvato da Testa, fischiano, danno la via a questa seconda frazione e si può partire. Buon esordio anche da parte del duo arbitrale che fino a questo momento non hanno avuto nessun episodio, per così dire, contestato. Adesso è Pancic, prima conclusione di Pancic, pronta la parata del portiere Radaelli, che tra adesso si è disimpegnato anche molto bene nel corso della prima frazione. E di nuovo adesso la formazione ospite, viene fischiato un fallo. Quindi Mazzanti ed Antic sicuramente il giocatore più rappresentativo di questa formazione, straniero, ricordiamo, ha giocato un paio di anni fa nel Cingoli. Antic, Mazzanti, si alza il braccio del passivo e segna Antic, dicevamo, giocatore, già la sua quarta rete, quindi accorcia sul 17-12, sul 12-17. Adesso è Topolovec, Marko Mancic, Udovicic, buona anche la sua prestazione, ritorna in campo dopo l'assenza di 7 giorni fa, Aumada, Turković, ancora Pancic. Pancic difende molto bene, ancora Turković, si alza il braccio del passivo, perde palla Dejan Turković, contropiede, Mazzanti viene bloccato, grande intervento difensivo da segnalare, questo intervento difensivo al 2 minuti e 11 e poi è Topolovec che va a segnare il 18-12, quindi grande intervento difensivo da segnalare come un recupero molto bello di Erik Udovicic, che è intervenuto nettamente sul pallone d'anticipo. Quindi Bolzano che torna a più 6. Mazzanti, Antic, ancora verso Antic che si eleva e questa volta non sbaglia neanche stavolta Antic, 18-13, quinta rete per lui, sicuramente il giocatore più prolifico della formazione ospite. Si è già dall'altra parte, Erik Udovicic, Pancic, e segna anche per lui, è la quinta rete, Marko Pancic. È entrato anche Bandini, ovviamente mister Tassinari fa ruotare i suoi giocatori, probabilmente non sono queste le partite che Romagna deve vincere. Il Bolzano quest'anno ha la formazione molto attrezzata, è un Bolzano che ha cambiato molto, sono arrivati giocatori di peso, giocatori importanti, uno fra tutti abbiamo visto Basic, poi abbiamo c'è Fantinato, Pancic, palla persa, lancia il contropiede e ancora una gran parata di Radaelli sul contropiede bolzanino, sulla conclusione di Andrea Basic.
19-13, non cambia il risultato. Interviene molto bene ma fischiati altri due minuti, vediamo i danni ancora di Ahumada, il secondo due minuti per lui. Quindi Ahumada, secondo due minuti, c'è Antic che va sul punto a cercare la trasformazione. Ricordiamo prima, in precedenza, Pedro Hermones l'aveva ipnotizzato parandogli i 7 metri e c'è ancora Antic contro Hermones, vediamo. E para, e no, era riuscito a intervenire, però poi la conclusione è terminata comunque in rete. Era stato un bel intervento quello di Pedro Hermones. 19-14, Bolzano che rimane avanti di 5. Ovviamente avrà adesso 1 minuto e 46 secondi in inferiorità numerica. Esce Hermones, entra Tupolovec. Udovicic, Pancic e Turković. Udovicic. Gran gol, Dejan Turković, sblocca anche lui. 20-14 più 6 Bolzano, gran conclusione quella di Dejan Turković, 34enne, 35enne giocatore bolzanino, giocatore di grande esperienza, è stato quello che ha fatto la fortuna del Bolzano assieme agli altri. Accorcia il Romagna, dicevo, Dejan Turković è stato per anni l'indiscusso giocatore più forte di tutta la Serie A, gli anni in cui il Bolzano ha dominato assieme al Fasano i massimi campionati. Ricordiamo, c'è la bella scritta di Dogat a bordo campo che ricorda i 5 scudetti vinti dal Bolzano. Pancic, gol! Marco Pancic! 21-15, sempre 6 gol di vantaggio, il Bolzano amministra. Dicevamo, Turković si torna indietro, il Bolzano cerca, difende molto bene, si torna ancora indietro, il Romagna si alza il braccio del passivo. Vediamo la conclusione proprio sullo scadere del numero 9, Biondini, 21-16, prima rete anche per lui. Pancic, Udovicic, Gaeta, Luis Felipe Gaeta, classe 82. Subisce l'intervento Felipe Gaeta. Dejan Turković. Non sbaglia, 22-16. Bolzano torna a più 6. Terza rete anche per Dejan Turković. 7 minuti se ne sono andati nel corso della seconda frazione. Mazzanti, Antic. Bolzano che ha in mano il match. Conclusione di Antic che termina alta. Quindi si può impostare, esce Mizzoni. Entra Tupolovec. Udovicic. Un acquisto molto azzeccato quello di Marco Pancic. Vediamo ancora, subisce l'intervento, autore di 6 gol, ma già si integra molto bene con gli altri. Vediamo che dà, serve adesso in questo momento Turković. E conclude ancora, settima rete per Pancic. Sicuramente il Bolzano con lui ha trovato un buon giocatore, più prolifico di quanto non lo fosse Manolis Ladakis la passata stagione. Da segnalare tra le novità quest'anno
qui al Palagasteiner anche lo striscione dell'SSV Bozen Handball, che ricorda quelli che sono stati i titoli conquistati nell'ultimo decennio. Il Bolzano ha vinto 5 titoli d'Italia dal 2011-2012, 2012-2013, il 14-15, 2016-2017, 2018-2019, ricordiamo il 19-20 è stato poi l'anno della pandemia in cui il Bolzano probabilmente era la squadra nettamente favorita. Altrettante Petaglia, 2011-12 dove ha fatto l'Emplen, 2012-2013, 2014-2015, 2018-2019, 2019-2020, 20 febbraio 2020, l'ultimo successo di quella striscia vincente. Era un Bolzano che vinse la finale a Siena e ci furono anche 4 supercoppe vinte, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018 e 2019. Non contiamo poi le finali perse in quegli anni contro i rivali del Fasano, quando la geografia proprio della pallamano nazionale era Bolzano-Fasano. Gli ultimi anni è comunque rimasta in Puglia con la formazione del Coversano, che si è laureata campione d'Italia per le ultime due stagioni. Ma adesso si riparte. Antic va alla conclusione e segna un gran gol, e si arrabbia anche Pedro Hermones. Quindi 23-17. Luis Felipe Gaeta, Udovicic, Turković. È entrato Rossignoli al posto di Haumada. Masic difende aggressivo, rischiato un'invasione proprio a Rossignoli. Antic, gran gol, gran bel gol questo siglato dal numero 8 della formazione del Romagna. Si tratta di Chiarini, prima rete anche per lui. 23-18, Bolzano rimane a più 5, mini parziale a favore del Romagna. Turković, dentro la difesa uomo, 4-2, vediamo come esce la difesa del Romagna. Pancic, Udovicic. Udovicic conclude, para Ravaelli. Anzi, questo è Mandelli, è subentrato adesso al portiere che aveva difeso nella prefrazione. Ancora Antic, grande sfondamento conquistato da Andrea Basic, grande esperienza. Questo è uno sfondamento che è come un gol, conquistare uno sfondamento. È entrato anche Haumada, schierato dall'altra parte. Vediamo la difesa 4-2 della formazione del Romagna, che ha imbrigliato. Pancic sbaglia il passaggio, ma per fortuna la palla termina fuori. Ancora Pancic, questa difesa aggressiva mette un po' in crisi il Bolzano. Eric Udovicic, gran gol di Eric Udovicic, che è dato a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali, facendo rimbalzare il pallone, cogliendo un angolo veramente impressionante. Rete importante, il Bolzano ritorna a più 6, 11-22 se ne sono andati nel corso della seconda frazione. Adesso è entrato Rotaru, quinta rete anche per Udovicic. Antic, Rotaru, ruba palla molto bene. Ringraziamo Lalo Hacker che ci sta riempiendo di dolcetti. Oggi ricordiamo lo Hacker Day qui a Bolzano, uno sponsor storico, quello della formazione biancorossa, al pari della Volksbank, la formazione che è stata presentata in una conferenza stampa due giorni fa. Ed è ancora Marco Pancic, 25-18.
Romagna, Rotaru, Rotaru cerca di servire, gran gol, bel passaggio verso il pivot e grande rete, vediamo, è stato il numero 10, Hesam Murad, a segnare questa rete, 25-19, Bolzano più 6, un Bolzano che conduce praticamente dal settimo minuto della prima frazione. Si riparte, dicevamo, la conferenza stampa due giorni fa per presentare la rosa, obiettivo dichiarato da mister Sporcic era vincere questa partita, lui non si è sbilanciato, ovviamente l'obiettivo della società è centrare, tornare a centrare i playoff. Una formazione, dicevamo, che rispetto all'anno scorso sulla carta ci sembra nettamente forte. Altro gol in fotocopia di Eric Udovic, cioè quello di prima, quindi gran bella rete segnata da Eric Udovic, se è possibile ancora più angolato di quella di prima. Rotaru, 26-19, ancora Rotaru, Ahumada blocca così Mazzanti, Ahumada che deve stare attento perché ha già due volte due minuti, quindi il prossimo due minuti automaticamente riscatterà il cartellino rosso. Si alza il braccio di passivo, Mazzanti conclude, para molto bene, contropiede sanito, il Bolzano che si va a reimpostare con Pancic, Udovicic, Abasic, conclusione che termina alta, ma un grande passaggio no look era stato quello di Eric Udovicic a favore di Basic. Se ne sono andati 14-25 nel corso della seconda frazione di gioco, diciamo che il Bolzano sta addomesticando il match. Romagna, Mazzanti, anche mister Tassinari sta facendo girare i suoi giocatori, servizio, perde palla e si riparte, si è già dall'altra parte, Eric Udovicic, Dejan Turković, nulla di fatto, contropiede, aggancia il numero 18 e segna, corcia il numero 18 della formazione del Romagna, seconda rete per Di Domenico, 26-20 più 6 Bolzano. Turković, Pancic e gol di Pancic, nona rete per lui, top scorer, 9 reti senza rigori, un gran bel bottino. Manca ancora 15 minuti con la possibilità di andare a rimpinguarlo. Formazione del Romagna che ovviamente ha fatto ruotare tutti i suoi effettivi, formazione imbottita di giocatori locali che comunque si sta disimpegnando bene. Pia Bolzano si alza il braccio del passivo, ancora il numero 7 Mazzanti, si eleva, gran gol di Mazzanti, seconda rete per lui, giocatore interessante. Tra Rossignoli, Dejan Turković, quando si eleva parte così Dejan Turković non ce n'è per nessuno, 28-21, Bolzano rimane a più 7. Terza rete per Dejan Turković, quarta rete per Dejan Turković, perde palla, la riconquista Turković, lancio verso Topolovec, verso Udovicic e questa volta Radaelli
ha detto di no alla girella di Eric Udovici, si cerca di fare un po' di accademia qua. Palo colpito, Bozzano riparte. Entrato fra i pali al posto di Pedro Erbones, entrato Rottensteiner. Partita che... Pancic. Turković. Palker. Agumada. Grande parata ancora di Radaelli, portiere davvero interessante, 13 parate per lui. E accorcia 28-22, Rottensteiner al posto di Hermones. Mario Sporcic chiama i cambi. Valcher, Pancic, parata ancora, la riprende Haumada verso Valcher, Pancic chiede scusa per aver forzato la conclusione, si torna indietro, ancora lui, e non sbaglia e raggiunge doppia cifra, decima rete per Marco Pancic. ...29-22, Bolzano rimane avanti di 7... si entra negli ultimi 11 minuti di gioco... partita che francamente il Bolzano, dopo aver sofferto in avvio, ha poi addomesticato con una relativa facilità. Ancora il Romagna che prova con Mazzanti verso Di Domenico, ancora Di Domenico, ancora Mazzanti, cerca di servire il pivot, lancio verso Haumada che l'aggancia in una maniera incredibile e questa volta segna, ma la cosa più bella è stata l'aggancio di Haumada da funambolico attaccante, da ala di razza, e qui interviene anche, era intervenuto molto bene Rottensteiner. Grande parata di Rottensteiner, ma poi la palla rimane in possesso della formazione ospite. 30-22, si entra negli ultimi 10 minuti di gioco. Mazzanti, Di Domenico, ancora Mazzanti, cerca di passare la difesa, Bolzano difende molto bene con Mizzoni. Pancic si alza il braccio del passivo, ancora Mazzanti, esce Pancic, si alza Mazzanti, viene stoppato, Pancic riesce a recuperare. Grande prova della difesa bolzanina in questo frangente, è riuscita a riconquistare palla. Mario Sporcic avrà da essere soddisfatto oggi per il suo Bolzano. E ancora si gira Basic, ma viene parato ancora da questo Radaelli, gran portiere, e questa volta accorcia Di Domenico, anzi no, Lo Cicero, il numero 13, Lo Cicero. Quindi 30-23, Turković, Balker, lancia Rossignoli, Rossignoli, e interviene ancora Radaelli, autentico mattatore di questo secondo tempo, il portiere. Grande intervento di Andrea Basic, che sta lottando come un leone in attacco e in difesa. Secondo tempo un po' falloso in attacco, autore di qualche errore, però difesa
prestazione assolutamente positiva quella di Andrea Basic, con alcuni interventi da circoletto rosso. Turković, finta e controfinta, e Barba alla traversa, 31-23. Vediamo Tassinari, ancora Tassinari, ruba palla a Umada che va via tutto solo, la Pancic, 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 e golasso di Marco Pancic. Azione sull'asse, a Umada Pancic, accorcia 32-24. E palla persa a Bolzano. Romagna perde palla, Ahumada tutto solo, Ahumada e non sbaglia, 33-24, Bolzano arriva a più 9, 23-30, ancora 6 minuti e 30, time out chiamato da mister Tassinari. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Del Bolzano, che del Bolzano, non lo so. Si riparte, 6 minuti 28 al termine della partita, Bolzano 33, Romagna 24, partita saldamente pugno dei ragazzi di casa. Antic, un Romagna che ha lottato, ha giocato la sua onesta partita, come dicevamo non sono queste le partite che deve vincere, deve fare esperienza. Gran gol di Antic, che ha bucato così Rottensteiner, Rottensteiner che ha preso il posto di un ottimo Hermones, Hermones autore di buoni interventi. Accorcia 33-25 anche Antic, top scorer della sua formazione con 8 reti. Per quanto riguarda il Bolzano, Pancic, che adesso è stato sostituito, 11 gol per lui. E time out chiamato da Mario Sporcic. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Eccoci di nuovo in studio. Dicevamo, siamo entrati negli ultimi minuti con il Bolzano avanti per 33-25. Bolzano assolutamente padrone del campo, sta facendo anche i vari cambi mister Sporcic, è uscito Pancic, è entrato Walker, è entrato Rossignoli dall'altra parte al posto del Topolovec.
E adesso Turković. Ahumada. Udovicic. Malher. Altro intervento, ma ancora Turković che riesce a intervenire ma sbaglia il passaggio nei confronti di Rossignoli. Parata, la riprende e para ancora! Grande doppio intervento di Rothensteiner, il primo distinto, il secondo da portiere vero e spaccata. E si entra negli ultimi 5 minuti di gioco con questo intervento di Rothensteiner, che ha lasciato il Bolzano avanti di 8, però il possesso palla è rimasto a per la formazione del Romagna. Tassinari, Antic, Tassinari, ancora Antic, 8 gol per lui, si incunia e segna, gran gol di Antic. Se già dall'altra parte Walker subisce un intervento. Comunque 33-26, Romagna accorciato a meno 7, da meno 9 a meno 7, quindi un parziale di 2-0 per la formazione del Romagna. 25-29 nel corso della seconda frazione di gioco. Walker. Ahumada, Udovicic, intervento, difesa in aria di Tassinari, fischiato dal signor Zancanella, e quindi tiro dai 7 metri, sul punto della battuta va Dejan Turković, che il primo tiro se l'era fatto ipnotizzare da Radaelli, e Turković para ancora Radaelli, autentico baluardo, 18ª parata per lui, probabilmente, anzi sicuramente il migliore dei suoi. Tassinari la dà all'ala, se leva e parata ancora di Rothensteiner. Grande intervento di Rothensteiner. ...33-26... possesso palla che rimane per la formazione ospite del Romagna. Antic, Tassinari, e segna questa volta a Corcia, meno 6... si avvicina la formazione del Romagna, ma è entrato nel frattempo anche Trevisioli. Il Bolzano sta facendo ruotare i suoi effettivi. Panzic è uscito, c'è Trevisiol, l'ala, Gaeta non gioca più ormai dal primo tempo, insomma un Bolzano che dopo aver messo la quarta sta amministrando. Udovicic sbaglia la conclusione, Erik Udovicic cercava l'angolo e si è già dall'altro, ultimi 3 minuti di gioco, fallo di piede, quindi possesso palla che torna al Bolzano. Andiamo a vedere i marcatori per quanto riguarda la formazione bolzanina. Una rete Walker, 3 reti Ahumada, 5 Udovicic, 4 Turković, 3 Tropolovec, 5 Basic e 11 reti Panzic. 2 minuti e mezzo meno al corso dell'ultima frazione, più 6 Bolzano. Udovicic, Turković. Udovicic tenta il passaggio verso Basic, hanno chiesto troppo a Basic, ma interviene in difesa molto bene Mizzoni, e parata ancora di Radaelli, autentico baluardo in questo secondo tempo il portiere della formazione del Romagna. È stato ripetutamente artefice di interventi prodigiosi, quest'ultimo molto molto bello sulla conclusione di Zoe Mizzoni,
conclusione che termina fuori, 1 minuto e 40 al termine, 1 minuto e 38. Bolzano più 6, Turkovic. Adesso entra anche il numero 25 del Bolzano, Biedenhofer. Quindi Walker, Biedenhofer, c'è solo Turkovic e Basic. Biedenhofer, Walker, Trevisiol! Si è fatto parare dal Mandelli. Accorcia 33 a 28, accorcia la formazione del Romagna. Sconfitta che rende la sconfitta meno amara, meno 5. Ultimo minuto di gioco, 40 secondi. Walker, Trevisiol, Biedenhofer, verso Dejan Turkovic. E gol di Basic, Andrea Basic, beffa così con un colpo da pallavolo, segna la sua sesta rete. Para Rottensteiner, contropiede verso Trevisiol, Trevisiol, tutto solo, Trevisiol! Che segna la sua prima rete anche della partita, 5 secondi dal termine. E l'incontro finisce qua, 35 a 28, Bolzano con c'è più 7. Attenzione, c'è un tiro franco. Tiro franco, vediamo Tassinari con la difesa schierata. E la palla la lascia giù e si abbracciano i giocatori. La partita termina qui. Buon Bolzano che dopo una fase d'avvio ha preso letteralmente mano il match, ha vinto 35-28. Onore agli avversari, a Romagna che ha disputato una partita ammirevole, una partita discreta a tratti, ma Bolzano è effettivamente troppo forte, il divario tra le due squadre è troppo netto. Bolzano che vince, vince con merito e mantiene la vetta della classifica a punteggio pieno. Da Bolzano per il momento è tutto, auguro a tutti voi una buona pallamano, una buona serata, un buon fine settimana da Walter Taranto. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà!